Da anni le protesi alle gambe offrono alle persone amputate una nuova prospettiva di vita, ma troppo spesso non sono su misura, creano problemi alla postura e sicuramente non sono molto eleganti. Non sembrava la scultura che avevo pensato, sembrava molto versatile. Gli ingegneri hanno elaborato la funzione meccanica molto bene, ma non hanno lavorato sull'aspetto umano, afferma Scott, responsabile del progetto 3D Systems. Così il designer ha sviluppato un nuovo tipo di copertura per le gambe, chiamato carene. Tramite una scansione del tronco esistente viene ricreata la forma della gamba del cliente. Le carene vengono poi costruite utilizzando una stampante 3D. Con questo sistema non solo si restituisce la forma della parte del corpo andata perduta, ma si favorisce anche lo sviluppo di uno stile individuale utilizzando diversi modelli grafici. Sono rimasto stupito da quello che avrebbero potuto fare qui, dice Chad Crittenden, consigliere del 3D System. Ha perso una gamba per il cancro, Crittenden è stato chiamato ad essere consigliere dopo aver partecipato allo show televisivo Survivor. Non ero troppo preoccupato di avere indietro la mia forma, dice. Sono stato bene anche nella mia condizione precedente, ma una volta che abbiamo messo su questa cosa c'è stato qualcosa che mi ha fatto scattare un interruttore dentro. Adesso mi sento più a mio agio. La tecnologia potrebbe raggiungere tutto il mondo. Nei paesi in via di sviluppo basterebbe fare una scansione con l'iPad e mandare tutto su iCloud, stampare la gamba e farli camminare il giorno dopo. Le carenature sono realizzate con un forte, leggero polimero che è più conveniente rispetto a coperture tradizionali e sono lavabili in lavastoviglie.